Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Pyramido a cura di Pendragon, che ringrazio di cuore per la copia fornita, ed è un gioco velocissimo, immediato, che ha riscosso un grande successo e che è un titolo competitivo da 2 a 4 giocatori, veramente divertente e come riporta la confezione le partite durano. Esagerando un'ora, ma nemmeno, secondo me in mezz'ora 40 minuti ci si fa una partita tranquillamente. È un gioco dalla forte tematica, ma dal regolamento veramente molto snello. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Pyramido, edizione a cura di Pendragon Game Studio, è un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori, come detto poc'anzi, veramente molto veloce. Una di quelle sane competizioni che non dividono, ecco, le persone sedute intorno al tavolo. Ed è un gioco veramente molto interessante perché ha una piccola lore, ovviamente, no? Di uso comune, di stampo comune dell'antico Egitto delle leggende, dove il faraone è morto e il successore, che è il figlio, chiede al più grande costruttore, con la promessa di farlo visir, a chi gli farà la tomba più bella e maestosa per il padre. Quindi siete degli architetti che dovete andare a costruire la piramide più bella e maestosa esercitata e costruita in altezza su 4 livelli per appunto il faraone che è morto sotto ordine del figlio, del successore. E quindi è un gioco che vi mette in competizione per costruire la struttura più bella e che vi farà guadagnare più punti. In gioco ci sono delle tessere, divise sempre a metà, dove da una parte c'è un simbolo e dall'altra parte ce n'è un altro, quindi le tessere avranno sempre due colori. Dobbiamo fare inizialmente una struttura di 5x4, che è la base del piano terra, poi ci sarà un primo piano, secondo piano e terzo piano. La piramide dovrà avere 4 livelli, a fine dei 4 livelli, o meglio, a fine del quarto turno, si farà la conta dei punti. Come si guadagnano i punti? C'è un pool comune, che è praticamente la cava, da cui ciascun giocatore, quando è il suo turno, va a prendere un pezzo e lo va a posizionare nella sua piramide, ricordando che la base deve essere di 5x4 e gli altri sopra a stringere, incastrandosi con gli angoli. Quindi voi andate a prendere, che ne so, una tesserina che da una parte è rossa e da una parte è gialla, l'andate a mettere, la volta successiva magari prendete una tesserina blu e gialla, quindi magari cercate di metterla in modo che il giallo e il giallo vadano a combaciare. Potete metterle tranquillamente anche che i colori non si vadano mai a toccare, però guadagnerete molti meno punti perché per fare punti dovete fare delle sequenze di colore fra i mattoncini tutte quante collegate, andare a fare il conteggio dei simboli che ci sono su qualsiasi pezzo appunto della piramide e quando andrete a fare questo conteggio alla fine del turno si farà ovviamente una conta, magari quel giocatore ha fatto 8 punti perché ha 8 simbolini su quel colore. Quell'altro giocatore magari ne ha fatti 12. Va avanti così, livello per livello, per ogni turno, fino a che arrivati al quarto turno si fa la conta dei punti totale e il giocatore che ha guadagnato più punti ha vinto la partita. Ovviamente ci sono delle piccole, dei piccolissimi simboli, delle reliquie, che una volta che completate o comunque fate una sequenza di colore, ce lo dovete mettere sopra per appunto andare a far vedere che quella sequenza l'avete completata. E è un gioco molto veloce dove alla fin fine dovete costruire semplicemente una piramide avvicinando il più possibile a combaciare, a toccarsi i colori, così da fare una striscia unica e prendere tutto il punteggio di quel colore. Quindi come funzionamento del gioco è veramente molto semplice. In conclusione, questo Pyramido è un gioco veramente molto semplice, assolutamente alla portata di tutti, tascabile perché poi è abbastanza piccolo, si porta bene magari dentro lo zainetto e il peso è veramente contenuto, per quanto comunque è ricco di roba all'interno, ed è veramente carino perché si sente la forte tematica dell'antico Egitto, dell'antica dinastia, ed è bellino perché è il classico gioco che ci potete mettere anche i più giovani tranquillamente senza problemi, perché è anche un gioco volendo educativo o che è molto divertente, ecco, diciamo è veloce, è immediato, ha un regolamento piccolino che si spiega facilmente, quindi i più giovani o i meno avvezzi ai board game e ai giochi da tavolo potranno tranquillamente sedersi al tavolo e dire proviamo una partita. Quindi ci potete mettere chiunque ed è il classico gioco da portare alle feste oppure da portare in mezzo ai parenti per fare una partita. Assolutamente consigliatissimo. Se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito e lo trovate finito o proprio nella lista,
mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Simola farà il possibile per trovarvi questo prodotto anche se finito, quindi lo riordina, o proprio non presente in lista. Piramido non appare, te lo ordina lo stesso, ovviamente sempre che sia un gioco reperibile. E usate il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e spese gratuite, corriere in 48 ore in tutta Europa, per spese superiori, per cifre superiori ai 79 euro. Quindi comunque anche le spese postali sono gratuite e beccate lo sconto del 7%. Codice Coridan7 in descrizione. Piramido, gioco assolutamente consigliato a tutti. Io ringrazio Pendragon per questa copia fornita. E ragazzi, è un gioco veramente interessante, veloce e perché no, secondo me è un po' nello stile di Dixit. Come detto poc'anzi, è uno di quei giochi dove lo portate, farete divertire e serata. Ciao ragazzi, alla prossima!